In Piazza Municipio c'erano scuole, istituzioni, rappresentanti delle forze dell'ordine questa mattina per il trentennale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Sull'albero della legalità hanno trovato posto i sogni e i pensieri dei ragazzi. Sulla lapide, in memoria delle vittime, la deposizione di una corona di fiori del comune alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi. Un momento sempre di riflessione che ci deve non solo spingere a ricordare tutti coloro che si sono sacrificati, che hanno sacrificato la loro vita per la legalità, ma anche a tenere la guardia molto alta, perché la battaglia contro la camorra, contro tutte le mafie, si combatte ogni giorno, e quindi questo impegno continuo, questi momenti di ricordo, la presenza delle scuole, dei giovani, sono fondamentali per fare in modo che la legalità, la democrazia e lo Stato prevalgano sempre. L'iniziativa che abbiamo organizzato insieme con Regione Campania, Libera, Polis, noi come amministrazione comunale, nella piazza municipio davanti a Palazzo San Giacomo, intorno alla Magnolia e alla Stele, che furono volute qui da un compianto intellettuale napoletano, Amato Lamberti, che si è anche tanto prodigato, devo dire, dal punto di vista proprio dell'impegno politico, mi sembra un grande segnale. E in tema di legalità, all'antisala dei Baroni si è tenuto l'evento anti-racket organizzato dalla FAI, Federazione delle Associazioni Anti-Racket e Anti-Usura, con la consegna dei riconoscimenti ad imprenditori e commercianti che hanno avuto il coraggio di denunciare. La regola base delle attività estorsive mafiose è che quando un commerciante si trova in difficoltà economica, la mafia attenua le richieste estorsive, aumenta l'usura, che è un fenomeno non sempre mafioso, anzi in via eccezionale è un fenomeno mafioso, ed è legato alla congiuntura economica, e quindi l'usura è un allarme vero. È possibile liberarsi, ci sono tutti gli strumenti per farlo, però a fronte di tutto ciò le denunce sono appunto ancora poche. Deve essere un mosaico fatto di tasselli che devono funzionare, c'è la parte militare che, chiamiamola così, che fanno egregiamente forze dell'ordine e magistratura, ma ci deve essere anche la parte della società civile e dei nostri colleghi che devono fidarsi delle istituzioni, perché la nostra esperienza ci dice che ci sono, che non è vero che sono assenti, e che se si vuole si può camminare insieme senza restare pericolosamente da soli.